Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo workshop. Oggi parleremo di lighting con Arnold Render. Io sono Pezzuto Mattia, faccio parte del team Red. Prima di iniziare, mettiamo quattro punti, diciamo. Partiamo dalle quattro basi. Quindi, da cosa si determina un buon lighting? Raccontare una storia attraverso l'uso della luce, quindi del mood, ne parleremo dopo. Risaltare le forme del character, del nostro personaggio, distaccare il character dallo sfondo e lavorare inizialmente con poche luci, massimo tre. Attenzione a lavorare con più luci, perché più luci determinano più lavoro e quindi più controllo, e a volte è difficile gestirle. Quindi partiamo con un massimo di tre. Prima di iniziare a lavorare con Arnold, facciamo un breve excursus storico, diciamo, e ho preso come esempio due artisti molto famosi per la loro luce, appunto, Jean Vermeer e Caravaggio. Vermeer e Caravaggio hanno tutti e due usano la luce, ma in maniera abbastanza diversa. Jean Vermeer usava il determinare già il gioco di luci prima ancora dello schizzo preliminare. Definiva la luce come elemento principale delle sue composizioni, era la, diciamo, la sua mission per ogni opera, e rappresentava le ombre con un'area abbastanza morbida, quindi abbiamo delle ombre molto più smuttate, con un colore marrone, un gradiente marrone, mentre Caravaggio, del periodo barocco, la luce aiutava Caravaggio soprattutto nella ricerca dell'espressività, nel plasticismo, diciamo, dei personaggi che inseriva in scena, e usava toni molto più chiari dove c'era il punto di luce principale, e poi man mano scalava con toni molto marcati, quindi c'era questo stacco, diciamo, netto fra luce e ombra, e questo risaltava un sacco la plasticità dei personaggi. Infatti lo noteremo come da un diciamo da un environment, quindi da un ambiente che non si legge per bene, diciamo, nell'immagine, lui con l'uso della luce faceva risaltare fuori i suoi personaggi. Dopo lo rivedremo. Ho preso due opere di Jean Vermeer. Abbiamo La ragazza con l'orecchino di perla del 1665, detta anche La Gioconda olandese. La luce in quest'opera, come in quasi tutte le opere di Caravaggio, proviene dall'esterno, da una finestra. La cosa che si nota soprattutto è che è molto esposta. Vediamo il volto che è molto esposto, e questo è una scelta stilistica che ha voluto usare Jean Vermeer per risaltare la pelle candida della ragazza. Quindi vediamo come il naso iniziamo a perderlo, diciamo, sulla zona della guancia, e questo è voluto. È voluto anche risaltare lo speculare degli occhi, cosa che facciamo anche noi nel rendering, nel 3D, cerchiamo lo speculare, cerchiamo il riflesso della nostra luce. E soprattutto puntiamo tanto sugli occhi, se facciamo un portrait, perché risaltano il personaggio. Quindi abbiamo un occhio abbastanza lucido che risalta fuori, e abbiamo anche lo speculare delle labbra, quindi abbiamo le labbra umide che sono volute apposta dall'artista per farle risaltare. Un'altra cosa molto importante è l'orecchino di perla, appunto, che lui con due tocchi di pennello ha tirato fuori questa, diciamo, questa perla. In realtà sono veramente due tocchi di pennello, perché non c'è una linea di costruzione intorno all'orecchino. Lui ha fatto solo due pennellate, il resto si perde insieme alle ombre dietro il collo. Un'altra opera molto interessante di Jean Vermeer è L'astronomo. In quest'opera lui racconta una storia. Anche lui racconta una storia e spiega come la luce della conoscenza, che in questo caso viene rappresentata dal globo, lo capiamo da cosa? Lo capiamo soprattutto dall'esposizione che abbiamo sul globo come oggetto principale illuminato. E poi arriva in secondo piano l'astronomo,
che tende la mano sul globo. Cosa vuole raccontare con questa scena? Vediamo prima l'astronomo che esce fuori dalla penombra. La penombra è rappresentata, viene rappresentata come una l'ignoranza. Quindi l'astronomo esce fuori dall'ombra dell'ignoranza per tendere la mano verso la conoscenza, rappresentata dalla luce e dal globo. E c'è anche un distacco, diciamo, tra l'ambiente e il personaggio. Da cosa lo capiamo? Soprattutto dalla luce calda e soffusa che illumina la stanza, e abbiamo i vestiti, praticamente un color freddo che distacca totalmente il personaggio in due livelli completamente diversi. Vediamo quindi che come anche loro già inizialmente raccontavano delle storie. È un vero e proprio mood questo. Poi abbiamo Caravaggio. Caravaggio nelle sue opere accentua il pathos con la luce. Perché? Perché è una luce molto più intensa rispetto a Jean Vermeer e ha ombre molto più nette. Quindi si risalta la plasticità dei personaggi, come vediamo qui nella conversione di San Paolo, che abbraccia questa luce dall'alto divina. Anche lui usa una luce che parte sempre dall'alto, forse è un collegamento anche con Dio e tutte queste scene, diciamo, di santi che raccontano questa storia qui. E vediamo anche nella crocifissione di San Paolo come, oltre a illuminare il personaggio principale, tra virgolette, San Pietro, vediamo anche i personaggi secondari come vengono risaltati a livello di plasticità. Lo vediamo qui, vediamo i movimenti, e anche qui capiamo anche lo sforzo dal muscolo teso dell'aguzzino di San Pietro. E come dicevo prima, l'ambiente non è definito. Comunque vediamo zone abbastanza scure e vediamo solo risalta solo il personaggio in realtà. Quindi vediamo come con questi due artisti lui creano già delle storie attraverso la luce. Per questo è tanto importante. Passiamo al lighting nel cinema. Lighting nel cinema ha 5 metodi. Diciamo i 5 metodi base. Abbiamo i 3 punti luce, l'high key e low key, il soft e il hard, temperatura del colore, luce naturale e luce espressionistica. Partiamo dai 3 punti luce, quelli fondamentali. Già con questi 3 punti luce possiamo portare a casa il lavoro, diciamo, perché possiamo avere veramente degli ottimi risultati. Quindi abbiamo una luce principale, una key light, posizionata in alto a 45 gradi, se vogliamo, per poter creare il nostro contrasto col personaggio. Poi abbiamo la fill light, luce secondaria, serve soprattutto per colorare le nostre ombre e ammorbidirle, smuttarle. E poi abbiamo infine la backlight. La backlight, diciamo che è una... sono tutte e tre importanti, però la backlight ci dà, praticamente, ci aiuta a far uscire fuori il personaggio, a ricalcare la nostra shape del personaggio attraverso una rim, che vedremo dopo cos'è. Qui ho creato uno schema per capire meglio la posizione delle luci e vediamo come il personaggio risalta in primo piano. E questa è la rim che dicevo prima, che si accentua soprattutto sulla zona dei capelli. E questa qui. La backlight, praticamente viene risaltato fuori il personaggio, poi abbiamo la key light che è la luce principale, che illumina praticamente quasi tutto il personaggio, e poi abbiamo questo contrasto qui, dovuto alle ombre, logicamente, che vengono comunque colorate, anche loro hanno un colore, di un colore arancio, diciamo, in questo caso. Dopo abbiamo il low key e l'high key. Low key prevalgono i toni scuri, è un'illuminazione in penombra, si usa di solito un solo punto luce e anche se ha un solo punto luce è abbastanza d'impatto. Viene usata soprattutto per mood specifici, quindi vogliamo raccontare una storia, non lo so, del personaggio
di paura, di panico, oppure di una scena di combattimento, praticamente si esalta, diciamo, il pathos della scena con l'Oki. Poi abbiamo l'Aiki, dove predominano i toni molto chiari, un'illuminazione a tutto tondo ed è molto esposta, pochissime ombre. E ora vediamo la differenza. Abbiamo il low-key, già da qui capiamo il mood, e qui abbiamo l'high-key, completamente esposta. Vediamo pochissime ombre in scala di grigi, e qui c'è la divisione dello schermo. Si crea anche una sorta di simmetria nella scena, dipende da come impostiamo il nostro punto luce. E qui abbiamo il low-key, il high-key, perdonatemi, dove abbiamo più punti luce. Poi abbiamo l'hard light e il soft light. L'hard light è una luce diretta e netta, molto simile a una rim. Viene usata soprattutto per ricreare ombreggiature abbastanza nette sul nostro character. E prendono il posto, dipende di solito dall'environment, però di solito prendono il posto da luci artificiali, quindi non so, luci neon o dei fari. E poi abbiamo la soft light, che è una luce molto soffusa. Possiamo lavorarlo su Arnold con lo spread, che vedremo dopo, oppure in fotografia usare un materiale lucido da far rimbalzare la luce, quindi avremo una luce abbastanza soffusa. E qui abbiamo la differenza. Qui abbiamo l'hard light, vediamo qui come ci determina la zona, il punto luce, ci determina un profilo, diciamo. E qui nella scena capiamo che è una luce che proviene da un faro, da un lampione, diciamo. Mentre qui abbiamo più punti luce, ma molto più soffusi. Abbiamo una scala di grigi anche qui, nelle ombre. Poi abbiamo la temperatura del colore. La temperatura del colore, abbiamo questo specchio cromatico, diciamo, suddiviso in Kelvin. Una temperatura intorno ai 2000 Kelvin corrisponde al colore arancione, quindi saremo più o meno qui. Il minimo e il massimo rappresentano il 1800 Kelvin sono gli infrarossi, 16.000 Kelvin sono gli ultravioletti. Quindi noi possiamo variare tranquillamente in questa barra qui. Di solito in scena si usa tanto il contrasto caldo-freddo perché comunque funziona, crea quello stacco netto tra background e character, oppure possiamo fare una luce principale calda e fare una rim light abbastanza fredda, tendente sul blu. Qui abbiamo un esempio, penso che tutti conoscano questa scena, capiamo che l'environment è abbastanza freddo, oltre alla distesa di neve, però capiamo pure la luce che è molto fredda. E poi abbiamo una luce calda qui, dove riscalda il personaggio, oltre a livello visivo perché vediamo un fuoco, però dà comunque la sensazione di caldo, di sicuro. E crea anche una simmetria nella scena, anche qui. Mentre qui è più una scelta stilistica, quindi tendiamo più sugli infrarossi e abbiamo questo stacco dove abbiamo un colore freddo, ma comunque non ultravioletto, ecco, molto tenue, ma comunque è una scelta stilistica, ripeto. Poi abbiamo la luce naturale e quella espressionistica. La luce naturale, che sarebbe una luce ambientale, una scena realistica, e noi nel render useremo l'HDRI, vedremo dopo cos'è. E abbiamo poi la luce espressiva, diciamo, luce tutt'altro che naturale, come abbiamo detto, di solito vengono utilizzate luci artificiali, è utile soprattutto ad accentuare il mood di una determinata scena. Infatti io ho preparato già un esempio dove avrò il mio character in un ambiente sci-fi, dove ho creato già una palette, che di solito ogni mood, diciamo, ha le sue palette. Nel mio esempio, lo vedremo dopo, ho illuminato il mio character
con luci viola e blu. Questo perché sono delle luci fake in realtà, non esistono nella realtà, a meno che non ci sia un neon o qualcosa, però vengono accentuate per raccontare, per accentuare il pathos di quella scena lì. E qui è un esempio anche. Qui abbiamo una luce naturale, tutto tondo, e qui abbiamo una scena che aumenta, diciamo, la cattiveria del personaggio con questa luce rossa soffusa. Poi abbiamo l'illuminazione alla Rembrandt. Il termine viene dall'artista Rembrandt, anche lui olandese. Ciò che determina questo artista è soprattutto l'illuminazione, come abbiamo detto, dei suoi ritratti, autoritratti se vogliamo. Vediamo come, anche se qui abbiamo dei toni abbastanza, fra virgolette, piatti, nel senso che sono tutti sulla stessa tonalità, come risalta bene la faccia qui. Abbiamo praticamente, capiamo tutto dalla luce, capiamo le ombre dove cadono, anche qui, e soprattutto qui. Qui non c'è una luce, diciamo, naturale. Qui c'è una luce ad hoc per ogni scienziato. Non avremo mai una luce così e che mi illumini anche la parte del corpo. Quindi anche qui vediamo come lui gestisce le varie luci, i vari punti luci, come un set fotografico in realtà. E da qui possiamo vedere i vari esempi, sempre all'illuminazione della Rembrandt. Vediamo qui il volto di questa donna, dove abbiamo solo un punto luce e già abbiamo creato un carattere al nostro personaggio. Abbiamo questa luce, questa ombra abbastanza netta che rimarca più o meno la fisionomia del volto. Poi abbiamo questa qui che è molto più soffusa. Noi logicamente lavoreremo sempre con lo spread in realtà, mentre qui ci si usa nei set fotografici, si usano pannelli comunque lucidi o ombrelli e via discorrendo. Quindi qui abbiamo diverse posizioni delle varie luci. E ritornando alla luce espressionistica, questo è un esempio. Qui vediamo che ci stanno diverse luci, aiutati comunque dalle gelatine colorate, e che creano un altro mood rispetto a questi qui. Perché? Perché comunque dando del colore alla luce creiamo di conseguenza rappresentando un qualcosa che dipende dall'environment che abbiamo, logicamente. Quindi se abbiamo un environment sci-fi, con questa luce qui possiamo risolverla tranquillamente. Ora che abbiamo fatto questo breve excursus, prendiamo un po' di esempi che ho creato. Prendiamo lui è Billy, e illumineremo Billy. Io mi sono già creato una sorta di preset delle mie luci. Abbiamo le tre luci. Proviamo. Allora, vado in prospettiva un attimo. E abbiamo la prima luce principale, ed è questa. Ho aumentato la mia intensità, ho dato un colore abbastanza caldo e l'esposizione l'ho aumentata a 2. Attenzione, lo spread l'ho abbassato un po' per avere ancora più esposizione della luce. Poi, logicamente, bisogna fare delle prove di rendering per capire bene come gestirla, perché non uscirà mai dal primo posizionamento delle luci. Ecco. Poi abbiamo la luce secondaria, che mi illumina le ombre, mi colora le ombre, e ho usato un colore abbastanza freddo, proprio per creare il contrasto, lo voglio provare così. E poi abbiamo infine la rim light. La rim light, come vediamo, abbiamo lo spread a 0.1.18. E ora vediamo il risultato. Metto in scena così.
Aspettiamo un attimo. Io leggermente ho già fatto il mio render, dopo ve lo farò vedere. Ok. E abbiamo la nostra luce. Quindi abbiamo il character ben illuminato, abbiamo il volto che si legge abbastanza bene perché è molto esposto, le ombre sono presenti ma colorate, e la cosa interessante è che noi possiamo anche colorare il nostro, diciamo, il nostro limbo, il nostro sfondo, il nostro background. Come? Linkando la luce al nostro oggetto. Quindi, se noi ora prendessimo questa luce qui, l'area light 4, impostiamo maglia in rendering, diamo il lighting shading, linking editor, light entry, e abbiamo le nostre luci. Se selezioniamo questa luce qui, gli possiamo dire, ora gli dirò, giusto per farvi vedere, gli dirò illuminami anche il limbo di questa luce gialla. Io ora vado nel mio pannello, seleziono questo qui, che è il mio piano, diciamo, e vado in rendering. Di conseguenza, come possiamo selezionare il nostro oggetto per illuminarlo, possiamo anche deselezionarlo. E quindi abbiamo un super controllo delle luci. Ecco. È questo che succede quando mettiamo per la prima volta la nostra area light, che ci spara dappertutto. Però noi non lo vogliamo lì, non ci piace, perché non vogliamo colorare il nostro sfondo di giallo. Tranquillamente, ritorniamo qui. Sentry, siamo qui, area light, e deselezioniamo il nostro piano. E ora rifacciamo un'altra prova di rendering. Ed eccolo qui. E abbiamo il perfetto controllo delle luci, cosa che in un set fotografico se lo sognano. Questo qui, ora per mostrarvi il rendering finale, vi mostro il mio rendering. Allora, eccolo qui. Abbiamo il nostro rendering finale. Quindi vediamo come abbiamo il robottino che esce fuori dall'immagine, si stacca, lo leggiamo molto meglio, leggiamo le forme. Vediamo anche qui come risalta il braccio insieme al resto del corpo. Anche i capelli. Abbiamo anche la forma dei capelli. E come usava Vermeer, anche noi risaltiamo i nostri speculari. Ora questo è in bassa risoluzione, però ho fatto in modo di risaltare lo speculare del braccio. Volevo il riflessino sul mio braccio. Quindi bisogna molto giocare con l'intensità della luce, soprattutto. Ora ho creato un altro set di luci. Questo lo spegniamo. Abbiamo un low key. Low key, abbiamo solo una luce. Se noi ora andiamo in rendering, intanto mi imposto. Eccolo qui. Ed ecco qui. Abbiamo il low key. Non abbiamo altre luci, abbiamo solo questa fonte di luce. Ho deselezionato il mio limbo in modo che risaltasse solo il mio personaggio.
in questo caso, è le impostazioni della mia area light sono queste qui. Abbiamo un'intensità 90, un'esposizione l'ho lasciata 1 e lo spread l'ho abbassato di tanto in realtà, perché volevo un cono di luce. Se noi ora alzassimo lo spread e lo portassimo a 0.5, capiamo perfettamente che non funziona, perché abbiamo questa luce abbastanza spalmata e dovremmo comunque aumentare l'intensità ora, mentre con lo spread tranquillamente lo abbassiamo. Abbiamo un controllo della luce, un cono, si crea praticamente un cono. Questo è molto interessante, soprattutto per i portrait realistici. Sul cartoon funziona poco, dopo lo vedremo. Poi abbiamo, se la spegniamo, abbiamo una luce intensa, una luce forte. Ho creato sempre il mio contrasto caldo-freddo. Abbiamo una luce, tra virgolette, principale che mi colora le mie ombre, un colore freddo, questo celestino così, un'intensità a 300, l'esposizione a 1 e lo spread a 1, perché voglio l'illuminazione su tutto il mio character. E poi una luce abbastanza calda, di un arancio, diciamo, con l'esposizione a 2, ho aumentato anche l'esposizione e l'intensità, e lo spread a 0. Questo, la forma dell'area light, cosa molto importante, determina anche l'esposizione dell'area light. Se noi rimpiccioliamo la nostra area light, avrà una luce molto più diretta e meno esposta. Quindi ora, se andiamo in fase di rendering, intanto preparo sempre il mio lighting. Ecco qui. Qui cosa ho fatto? Ho voluto illuminare solo di un colore azzurro, infatti qui vediamo anche l'area light. Però ho deselezionato il mio limbo dalla luce calda, perché non avrebbe senso. Così abbiamo il personaggio che risalta dallo sfondo freddo con questa luce che taglia tutto il mio character con le ombre. E se noi ora, preso come reference questa reference qui, capiamo che anche qui non ci riesco. Ok. Comunque ho preso come reference questa qui per capire meglio come funziona la luce e vediamo che comunque ci sta. Si creano questi tagli di ombra, possiamo vedere dal giacchino del personaggio. Questo qui. Ok. Ora che si stoppa, perfetto. Perché ho abbassato lo spread? Se noi facciamo sempre la stessa roba, alziamo lo spread, vediamo com'è il risultato. Purtroppo la fase di lighting è molto lenta, ci vuole tanta pazienza e bisogna aspettare un po'. Dipende logicamente dal PC, però ci vuole tanta pazienza. Ecco qui. Ho aumentato lo spread e mi ha illuminato anche questa zona qui, la zona del limbo. Ed è molto più spento ora, c'è poco carattere. Quindi stoppiamo e abbassiamo il nostro spread. E avremo questo risultato qui. Ora c'è molto più carattere, possiamo metterlo
in un environment, in un contesto, magari in una città. Poi dipende sempre, ripeto, dalle scelte, dalla storia anche che si sceglie. Ora che abbiamo visto le hard light, anche una soft light, una luce molto più soffusa. Ora vediamo anche che le nostre area light si sono ingrandite un po'. Questa qui, sempre verde, sempre colore freddo. Lo spread è bello, bello alto. E abbiamo una luce un po' più calda, con esposizione a 3. Ecco, l'esposizione e l'intensità variano a seconda della scala del nostro character. Quindi se noi abbiamo un character che vediamo che comunque è bello grande rispetto alla griglia, avremo un'intensità maggiore. Quindi questo dipende tanto dalla scala del nostro personaggio. Ora facciamo una prova di rendering con la nostra soft light. Siamo nella nostra camera. E andiamo. Aspettiamo un attimo. Ok. Abbiamo una luce abbastanza esposta, possiamo dire quasi, quasi piatta. Logicamente lo possiamo inserire in un contesto magari all'aperto e non di certo in una scena notturna. Però è abbastanza smooth a livello di ombre anche. Possiamo vedere anche qui. Ma nonostante tutto ho dato comunque la mia luce secondaria, perché ora lo vediamo meglio qui. Ok. Ho creato comunque la mia luce secondaria. Perché? Perché voglio il distacco sulla zona del braccio. Mi piace l'effetto che crea questo taglio netto qui. Ripeto, dipende anche dal tipo di mesh che abbiamo, logicamente. Però la mia mesh mi permetteva di avere un taglio del genere, l'ho voluto fare, aumentando anche lo speculare qui sulla zona del braccio, per risaltare di più i metalli. Ok. Dopodiché abbiamo la nostra scena sci-fi. Qui mi sono divertito un po'. Ho inserito un bel po' di luci. Ho inserito una luce fredda con un'esposizione alta e con uno spread abbastanza basso per illuminare tanto il mio limbo, perché volevo colorare il mio background. Ho una luce diretta sul personaggio che è questa qui, viola, che mi colora sempre il mio background, e quindi creo già una simmetria in scena. Questa è la mia rim light, ho scelto un bianco, diciamo, per risaltare la shape del personaggio. Qui ne ho inserita un'altra. Ecco, qui ne ho inserita un'altra perché non mi creava la rim che volevo sulla mia spada. Quindi tranquillamente mi inserisco un'altra area light. Poi abbiamo un'altra area light qui, bella intensa. Vedete com'è stretta? Ora vedrete l'effetto. E infine abbiamo questa qui, diciamo totale, che mi colora le zone in ombra. Ora, se noi andiamo in fase di rendering, tanto apro la mia... Ok, sta per partire. Ok, mi è rimasta la luce di prima. Comunque, in ogni caso, questa lo spegniamo un attimo. Ok, questa. Ok. Ho inserito il mio personaggio in un ambiente sci-fi, diciamo.
Vediamo che abbiamo il nostro limbo colorato, abbiamo anche la suddivisione, ho voluto creare, diciamo, questo contrasto tra il viola da questa parte e il blu dall'altra. È stato voluto. E qui abbiamo tranquillamente la nostra rim che esce fuori e che mi risalta il personaggio. Ho puntato soprattutto sullo speculare dell'occhio qui, come vediamo, e sullo speculare soprattutto della zona del braccio. Prendiamo una senza noise. Okay. Ecco qui. Se ci sono domande, potete farle tranquillamente. Ok, ora stoppiamo. E poi, come ultima illuminazione, abbiamo questo, io l'ho chiamato tramonto fake, nel senso che ho voluto dare una luce, diciamo, fredda durante un tramonto, però non lo volevo illuminato del tutto d'arancio, diciamo, perché comunque quando si usa un HDRI, cioè questa immagine che emette luce a 360 gradi, non abbiamo il controllo di questa luce, perché comunque è una luce naturale. Quindi io mi sono ricreato la mia luce, tranquillamente, così. Ecco qui. Mi sono creato la mia rim e mi sono creato questo fascio di luce. Volevo questo fascio di luce del mio tramonto sul volto, sul taglio della spalla, qui, per crearmi anche lo speculare sul robottino. Questo come ho fatto? Logicamente, rimpicciolendo di tanto la mia highlight, abbassando di tanto il mio spread, ma non alzando tanto l'esposizione, perché attenzione, quando si abbassa tanto lo spread, c'è il rischio di bruciare il nostro modello. Quindi attenzione a non spararla al massimo. Comunque bisogna fare tante prove. Poi abbiamo una luce blu che mi colora sempre la parte della zona d'ombra e che mi illumina anche la zona del limbo. Poi abbiamo la nostra rim bianca, intensità bella alta e con uno spread basso. E ora me l'apro nella mia, eccola qui. Abbiamo comunque il nostro character che è saltato fuori. E logicamente poi sta in fase di post. Logicamente questi sono render usciti da maglia così, senza nessuna color correction o effettini particolari. Infatti ora vi mostrerò un render che ho fatto con la post-produzione. Un attimo che faccio un po' più grande. Ok. Ok. Io gli ho voluto dare una luce bianca, diretta, a 45 gradi, e una rim rossa, con questo sfondo nero. Boh, logicamente poi io ho lavorato soprattutto sulla parte del fuoco, nel senso che comunque dobbiamo accentuare sempre la zona del personaggio, dove è il personaggio. Se vedete qui, ho lavorato un po' con il fuoco per richiamare attenzione sempre sul personaggio, e questi poi i nostri particellari effettini che vogliamo mettere durante la post-produzione, che si possono mettere tranquillamente. Sì, ci sono. Se si volesse creare un fascio detto raggio di sole con della polvere in mezzo, come si potrebbe fare una luce di maglia? Ok, allora, possiamo tranquillamente fare il nostro fascio di luce netto, rimpicciolire la nostra area light e lavorare con le volumetriche. Lavorare con le volumetriche non è consigliabile, perché comunque i tempi di rendering di maglia sono abbastanza elevati, quindi io direi di fare comunque il nostro fascio netto di luce del sole, dopodiché in fase di post
inserire dei particellari sul nostro fascio di luce e l'effetto lo possiamo ricreare tranquillamente. Ora, ci sono altre domande, raga? Ok. Ora che abbiamo illuminato il nostro character, passiamo ad un character un po' più realistico, che è lui. Ok. Lui è l'orco più triste del mondo. E gli ho dato 4 tipi di luci. Abbiamo 2 luci naturali, 2 HDRI e 2 luci da set. Ok. Come abbiamo fatto questo? Andiamo sul nostro file. Ok. Abbiamo il nostro orco. Abbiamo le nostre HDRI. Abbiamo la Skydome. Ok. Se andiamo in PESP. Questa è la nostra Skydome, questa è la nostra HDRI. Se notate, abbiamo un'illuminazione a tutto tondo e che illumina anche a livello ambientale. Cioè, se noi abbiamo delle foglie o degli alberi di colore verde, quel verde uscirà sul nostro character, sul nostro soggetto, emetteranno comunque luce, riflessi più che altro. Come si imposta un'area light? Tranquillamente andiamo in Arnold, light, c'è area light e Skydome light. Facciamo Skydome. Whoop. Ok, abbiamo la nostra Skydome e vogliamo inserire la nostra HDRI. Dobbiamo sostituire il colore, quindi cliccando qui sul checker abbiamo tutti questa robina qui, clicchiamo su file e qui scegliamo la nostra HDRI. Ora vediamo se ne ho qualcuna. Credo di sì. Credo che sia questa. Ok. Vediamo. Ok. Caricato la mia HDRI. Avremo comunque una luce calda, molto esposta, quindi attenzione a lavorare con le Skydome, nel senso fate un po' di prove, anche su Photoshop magari. Inseriamo la nostra HDRI su Photoshop e lavoriamo con la luminosità per capire come funziona la luminosità della nostra Skydome, perché a volte può bruciare completamente il modello, quindi attenzione a come si usano le Skydome. Io ho inserito questa Skydome, mi ricordo la luce del mattino, e l'abbiamo qui. Eccola qui. Abbiamo quindi questa luce diretta, che è la luce del sole, e abbiamo quest'ombra. La vediamo così fredda perché? Perché abbiamo il colore del cielo che ci colora le nostre ombre. Quindi se noi ora andassimo a renderizzare, facciamo il live, vediamo un po' come reagisce. Prima o poi partirà. Dai. Ok. Ok, non esce proprio un bel niente, non ha preso le texture, quindi lasciamo stare, rimaniamo con il nostro video, quindi possiamo vedere comunque come la luce reagisca sulla pelle e come anche nel portrait bisogna focalizzarti soprattutto sullo specular, sulla lucidità della pelle. Qui però, logicamente, entriamo nella fascia, diciamo, nella lavorazione delle texture e di shading, quindi non è il nostro caso. Però in ogni caso dobbiamo lavorare tanto con i riflessi, quindi dobbiamo capire bene il riflesso delle nostre labbra, perché dobbiamo renderle comunque umide per far capire bene, per non renderlo piatto più che altro il nostro modello, e gli specular comunque degli occhi. Ora, non abbiamo le nostre texture, quindi spengo questa qui, attivo il tramonto,
tramonto invece abbiamo questa luce diretta del sole, abbastanza naturale, che punta sul nostro soggetto, che è questa qui. Chiusa. Ok. Ok. Non va nulla. Ok. Questa è la luce che ci ritroviamo con il nostro HDRI. Vediamo che è una luce molto naturale. Quello che possiamo gestire della nostra HDRI è l'intensità e anche la rotazione della nostra luce. Perché? Perché possiamo tranquillamente prendere la nostra Skydome. Se vogliamo un taglio di luce, diciamo, simmetrico sul volto del nostro character, la impostiamo così, in modo che il sole proietti la luce su metà volto, oppure possiamo tranquillamente ruotarla e avere luci in più punti, anche se poi diventerà non naturale questa luce, perché il sole tramonta da questo lato, quindi meglio così. Ora, prendiamo questo, abbiamo la box light, e ho inserito una key light, questa qui. È una luce abbastanza semplice, ma dà un certo effetto al personaggio. È inclinata a 45 gradi, ha un'intensità abbastanza elevata, intensità 500, con l'esposizione a 2, e lo spread abbassato di tanto, di 0.4, perché vogliamo comunque il nostro fascio di luce che non si disperga dappertutto. Qui ho usato questa luce per risaltare anche la parte degli strumenti, diciamo, del falegname. Anzi, un ringraziamento speciale va a Eric Scotti per gli strumenti. E quindi anche avere, dipende dai materiali che abbiamo nella nostra scena, dobbiamo gestirci la luce e possiamo gestircela a favore nostro, ecco. Se abbiamo un dettaglio particolare, bisogna puntare su quel dettaglio lì con la luce. Quindi varia tanto dal modello, va da modello a modello e da mood a mood. L'ultima luce che abbiamo, abbiamo una key light e la backlight, quindi di rim. Qui, così. Eccola qui. Questa luce puntata in alto, anche se sembra, diciamo, questa zona qui sembra un po' piatta, diciamo, però crea quest'ombra sotto il mento che dà quel senso di profondità al personaggio, oltre alla rim che mi determina la zona della testa, soprattutto dei capelli, che possiamo leggere molto meglio con una rim. Ora, se ci sono domande. Domande? Ok. Bob, ci sono domande? Ok, aspettiamo un attimo. Sì, sì, vediamo un attimo se riusciamo a caricare le nostre texture. Dimmi. Ok, allora dipende dal tipo di personaggio che abbiamo, da chi dobbiamo illuminare, da cosa dobbiamo raccontare con la nostra still o con la nostra animazione, e poi fare un sacco di test
per capire bene se funzionano. Logicamente, come abbiamo detto all'inizio, meglio lavorare con poche luci, ma funzionano molto meglio in realtà, perché poi abbiamo un sacco di problemi di rimbalzi di luce strani, difficili da gestire. Mentre con tre luci, oltre ad essere molto veloce, abbiamo anche un vantaggio, abbiamo l'eliminazione del noise, che a volte si crea per zone di ombra un po' strane, inizia a crearsi del noise, che riusciamo a correggere con una seconda luce, tranquillamente. Ok, ora vediamo se riusciamo a caricare il texture del nostro orco. Vediamo. Dai. Eccolo lì. Eccolo qui. Ok. Uscito il nostro orco. Vediamo ora se modifichiamo un attimo la nostra luce. Che possiamo anche aumentarla magari. Mettiamo a 3. Passiamo allo spread. Così avremo ombre molto più marcate e questa zona qui la vedremo molto più esposta. Aspettiamo un attimo, vediamo un po'. No, mi ritorna di nuovo. Allora, riproviamo un attimo a settare il progetto. Mi raccomando, settate sempre il progetto prima di lavorare con Maya. Settiamo di nuovo il progetto e riproviamo. Ok. No, niente, non vuole far uscire il personaggio. Allora passiamo al character. Facciamo i nostri test sul character. Allora, spegniamo il tramonto. Ok. Le luci. Sicuramente non è detto che bisogna usare per forza la... l'inclinazione a 45 gradi, poi ognuno, ripeto, dipende da cosa volete rappresentare, ma possiamo anche creare una illuminazione dal basso, magari, così, ok, proviamo ora. E renderlo più accattivante. Magari diminuiamo l'intensità, troppo bruciato, la portiamo a 500. Ok, anche se ancora troppo, quindi passiamo un altro po', portiamola indietro, così, portiamo a... Ok, quindi possiamo giocarci come vogliamo con le luci, soprattutto con le luci di Arnold comunque sono un po' lente, diciamo, in fase di rendering, appunto ora ho perso praticamente il focus del mio personaggio, ok, sono molto lente in fase di rendering, però hanno un'illuminazione abbastanza, tra virgolette, realistica. Quindi questo motore di rendering è utile soprattutto in fase di, se dobbiamo fare un lavoro di pelle come abbiamo fatto con l'orco, fase di shading.
imaging e di luci dà degli ottimi risultati. Ok, quindi possiamo tranquillamente gestirlo come vogliamo. Ok, sono domande? Ok. Bob? Ah, ok, allora, prima di chiudere, ho qui segnato alcuni nomi di reference, gente abbastanza esperta, sia nel cartoon, per quanto riguarda Doc Zenith e Victor Hugo. Loro sono veramente, lavorano a livelli abbastanza alti, e a livello di lighting, ma al di là del lighting, proprio come artisti, sono veramente utili. Se bisogna lavorare con reference appunto di illuminazione oppure di character stessi. E poi abbiamo Ian Springs, penso che quasi tutti lo sappiamo conoscere. Ian Springs, lui usa tanto la luce caravaggesca, lo possiamo notare dai suoi lavori. Marco Di Lucca, anche lui, massimo esperto a livello di character artist. Chris Costa e Seki Ibrahim. Tutti e quattro sono veramente esperti. Io li uso un sacco per i miei lavori, per cercare comunque degli spunti, delle reference, pure a livello di lighting, di impostazione dell'immagine, di composizione dell'immagine. Poi abbiamo due siti molto interessanti. Abbiamo HDR Even, dove cliccando qui abbiamo tutte le nostre HDRI. Se vogliamo scaricarle, sono gratis. Abbiamo tutta, è divisa in settori. Abbiamo tramonti. Abbiamo anche le luci di studio, molto utili per quanto riguarda le prime fasi di shading di un personaggio magari realistico. Sono molto utili inizialmente per capire anche i vari errori che ci stanno a livello di shading, se bisogna fissare alcune cose. E poi andiamo quelle là indoor e logicamente quelle là esterne. Possiamo scegliere anche la risoluzione, gli 8K, 4K. Con 4K già abbiamo un'ottima risoluzione sia della luce che dello sfondo in background, che possiamo usare tranquillamente per il nostro rendering. E poi abbiamo colors.co, è un generatore di palette. Praticamente noi schiacciando tab ci crea la nostra palette di colori. Logicamente non è una palette di colori a caso, cioè comunque sono colori studiati per stare insieme. Quindi noi, se abbiamo magari una crisi del foglio bianco, fra virgolette, possiamo andare qui e fare una ricerca di palette per capire bene come impostare i vari colori, anche nelle luci e nei materiali, perché comunque vanno di pari passo, tutti e due. Possiamo sceglierlo tranquillamente qui, possiamo bloccare, se ci interessa solo un colore, possiamo cliccare qui, bloccarlo, e tranquillamente il sito trova altre palette di colori che si possono affiancare con questo determinato colore qui. Lo stesso per gli altri. Ci sono qualche domanda altra, per caso? Ok. Perfetto. Questi sono i miei contatti. Per qualsiasi cosa potete contattarmi. Questioni di lighting, modellazione, text, qualsiasi cosa. Cioè, sono aperto a tutto per aiutarvi. Quindi questi sono i miei contatti. Grazie di tutto e alla prossima.